nulla giustifica quanto accadde a più riprese in Istria, in Quarnaro, in Dalmazia, nella Venezia Giulia dal 1943 e anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa sarà della mia città? Oggi parleremo di pulizia etnica, di stragi e terrorismo, di violenze preordinate con l'unico scopo di far piazza pulita della popolazione di lingua e cultura italiana in terre che l'esercito titino non aveva liberato ma occupato, terre che dopo la colonizzazione romana già dal Medioevo avevano fatto parte per secoli della Repubblica di Venezia, secoli di storia, tradizione e culture dimenticati dalle grandi potenze, che nel silenzio complice permisero quella tragedia e quegli orrori. Parliamo di migliaia di morti brutalmente assassinati nelle foibe, ma anche annegati in mare, rapiti e mai ritrovati, brutalmente assassinati in stragi preordinate come quella di Vergarolla, e poi ancora gli stupri, le violenze sessuali. Chi trovò la salvezza nell'esilio dovette fare i conti con l'ostilità in Italia, perché la propaganda era riuscita a inculcare la falsa idea di un legame profondo fra fascismo ed esuli. Non era così. Ancora oggi paghiamo le assurde conseguenze di quelle polemiche e di chi volle trasformare incolpevole chi era tragica vittima. I morti sono morti, le violenze furono reali e immotivate, le predazioni concrete. Vollero spogliarli di ogni dignità, umiliarli e rubar loro persino la memoria e il ricordo della loro storia. Non ci furono processi per quei crimini, per questo dobbiamo ricordare, non per avanzare assurde rivendicazioni, non per riaprire ferite in modo strumentale, non per usare quella tragedia per laceranti quanto indegne polemiche. Questa è una storia di uomini e donne, vecchi e bambini, vittime di una vergognosa epopea. Il ricordo è un dovere, ricordare per capire. Dove nasce e dove morirà?